Come promesso, siamo pronti per il video collegamento di oggi. È davvero con grande piacere che torniamo ad ospitare in Just Today una cara amica di Padre Pio TV, Alessandra Morelli, scrittrice, ex funzionaria ONU. Già lo dicevo in apertura, ha lavorato per tanti anni proprio per l'Alto Commissariato per i profughi e i rifugiati. Alessandra, buongiorno, ben trovata. Buongiorno a voi, grazie ancora per la fiducia. Grazie a te per la disponibilità, oltre che un piacere, davvero un grande onore poterci confrontare con te, che hai speso una vita, posso dire, no? Credo di non sbagliare, proprio per i temi di cui parleremo oggi e in favore appunto di tante persone che hanno vissuto e vivono il dramma della guerra, della povertà, con le conseguenze drastiche che purtroppo questi fatti comportano, sia i vari esodi, le varie traversie e in questo senso ecco, la ricerca anche di un posto migliore in cui vivere, ma tante volte tra i luoghi di partenza e le destinazioni sperate, c'è di mezzo quello che Papa Francesco ha definito, come sappiamo bene, come ricorderemo tutti, uno dei, più grandi, forse il più grande, cimitero esistente al mondo, ossia il Mediterraneo. Oggi, nella giornata della memoria e dell'accoglienza, ci sembra doveroso partire da qui. Sì, grazie, grazie mille per questo spazio di riflessione umana, perché i temi che trattiamo non hanno nulla a che vedere con la politica, con l'economia, ma è veramente una questione umana e va riflettuta con quello che è lo strumento per eccellenza dell'umano, lo sguardo di solidarietà e di accoglienza, due parole che costruiscono e che risolvono anche le crisi dell'umano. È vero, per 30 anni mi sono occupata di persone che sono state costrette a lasciare la propria casa a causa della violenza, della persecuzione, della guerra, del terrorismo, anche molte volte intrecciato dalla realtà del cambiamento climatico, da una governance povera, che non sa gestire i bisogni della propria popolazione, un misto di tante realtà che porta la persona a muoversi per cercare di riprendere davvero il soffio della vita. Oggi noi ci soffermiamo su questa giornata per ricordare il tragico avvenimento del naufragio avvenuto anni fa, nel 2000, mi sembra nel 16. 2007, 16, esatto, nel 2016. Del naufragio che ha portato alla morte più di 368 persone sulle spiagge sulla costa di Lampedusa, una realtà che ha fatto fermare il mondo intero e riflettere, ma penso che la nostra riflessione oggi dovrebbe farci comprendere cosa è cambiato appunto 11 anni dopo, dove vediamo che il valore dell'accoglienza, anche se oggi la declamiamo, purtroppo ha assunto una realtà restrittiva, cioè della paura dell'essere invasi e della paura di togliere qualcosa di noi stessi, mentre invece il valore dell'accoglienza, come anche quello della solidarietà, sono valori universali che non hanno bisogno di paletti, proprio perché valori che sono assoluti e che devono vivere la loro assolutezza proprio perché appartenente al DNA dell'umano, realtà che costruiscono poi società e comunità. Senza di queste, se una persona fugge da un conflitto e non trova dall'altra parte il valore etico dell'accoglienza, questa sua fuga non ha un risvolto di rinascita, non ha un risvolto di ripresa della vita. Se trova il muro, ci si va a scontrare contro e viene immediatamente scartata e ritrova quel girone dantesco per cui
rientra in quelle ragioni per cui è partito, è partita. Quindi oggi più che altro mi sembra non solo dare numeri, ma riflettere sullo stato della salute, della capacità di governare le migrazioni e lo stato di salute della capacità di comprendere l'accoglienza come cartina tornasole e valore democratico di una società. Grazie, grazie Alessandra. Tra l'altro la coincidenza, no? Ce lo dicevamo confrontandoci telefonicamente in questi giorni, la coincidenza di questo giorno che si trova tra la giornata di ieri, giornata internazionale dedicata alla non violenza, e quella di domani, nella quale celebriamo San Francesco d'Assisi, una delle personalità più stravolgenti della storia della Chiesa, ma anche dell'umanità, che a un certo punto a piedi nudi si incammina per andare in Terra Santa, dove nella sua epoca si svolgono le crociate, tra l'altro un cammino singolare, un viaggio singolare, perché pare che appunto per arrivare in Terra Santa passò per la terra di Puglia e anche con i suoi piedi lasciarono le sue orme anche sul nostro Gargano, passando anche da San Giovanni Rotondo. Assolutamente, Francesco d'Assisi è stato davvero l'esempio della non violenza, l'esempio che c'è un'alternativa. Lui l'ha proprio annunciata con il suo camminare verso il sultano, che c'è un'alternativa alla crociata, c'è un'alternativa alla guerra e si chiama dialogo. Oggi lo abbiamo detto molte volte quando ci siamo incontrati, il dialogo non è più quella forma, quel luogo dell'umano per eccellenza, ancora una volta per risolvere le crisi umane, ma abbiamo delegato al dialogo, alla parola, abbiamo delegato alle armi e agli, con termini tecnici chiamati embargo, ma sono le sanzioni ai paesi, e abbiamo visto che questo non risolve nulla, ma prolunga ancora di più il conflitto. La giornata della non violenza si associa a Francesco d'Assisi, ma nasce nel ricordo del Mahatma Gandhi. Il 2 ottobre, proprio il giorno della sua nascita, e le Nazioni Unite hanno voluto sigillare il giorno della non violenza con la sua nascita. Sarebbe molto bello mettere in un dialogo spirituale, anche se Mahatma Gandhi era un indù, Francesco un cristiano, ma io metterei dentro anche il poeta mistico Rumi, persiano, tre personaggi che grazie alla loro spiritualità e alla loro passione per la vita e per l'umano hanno capito che la non violenza è uno strumento di pace e di giustizia sociale attraverso il dialogo e l'incontro. Guardate, sono tutte parole che oggi non esistono più: incontro, dialogo, giustizia sociale, eguaglianza. Siamo nel mondo dell'individualismo e dello scarto, ma non abbandoniamo diciamo, il percorso di questi grandi uomini spirituali e cerchiamo noi di continuare a essere artigiani e giardinieri di dialogo e di pace oggi. Non Che bella molliamo, immagine, perché che bella mollare sì, immagine. giardiniere. Noi siamo qui proprio per farle risuonare forte queste Sì. parole, perché sono parole in cui crediamo e su cui fondiamo le nostre esistenze, e che dobbiamo cercare ogni giorno di renderle concrete. Le parole sono importanti, diceva qualcuno, ne approfitto, ecco, anche per collegarmi al fatto che tu hai trasferito la tua esperienza anche in alcuni testi. Ho mandato un link alla regia che riguarda il tuo ultimo libro, Mani che proteggono, ma so che sei al lavoro per una nuova pubblicazione che non vedo l'ora di avere tra le mani, di cui sicuramente parleremo in futuro. Ci vuoi dare qualche anticipazione mentre la regia magari ci Sì. condivide il tuo ultimo libro, la copertina Sì, del tuo? grazie mille, davvero. Mani che proteggono continua a avere una vita a sé, cammina, gira, va ovunque e questo mi fa molto piacere perché lì trattiamo davvero il tema dell'incontro che io ho avuto con gli sradicati, con gli rifugiati, con gli sfollati, persone che, come dico nella mia introduzione, hanno reso la mia umanità migliore.
e quindi Mani che proteggono è il simbolo dell'Alto Commissariato per i Rifugiati ONU che ha queste mani sulla testa di una persona. Ma il secondo libro, quindi sono storie di guerra, storie di incontro in guerra e come umanizzare anche luoghi di violenza e come dare speranza nei luoghi di violenza. Il secondo libro è una riflessione più pacata. Quindi è più un saggio, è l'economia della cura ed è questo rendersi conto che il mondo individualista necessita oggi di un cambio di paradigma. In questo cambio d'epoca di cui parla Papa Francesco, il cambio d'epoca comporta in sé il bisogno di sviluppare la cura. Ecco, la cura come relazionalità, molto importante perché rientra nella non violenza, rientra nell'accoglienza, rientra nelle politiche sociali, rientra nelle politiche che devono diventare politiche di cura e politica dei volti. Quindi la cura intesa come relazionalità, come inclusione, come incontro, come responsabilità, tutti valori che costruiscono in un mondo, ce lo siamo detto varie volte, che si decostruisce. Quindi tornare ad essere questi artigiani di comunità, di polis, di politica, ma di politica che guarda al bene comune e non al potere. Più si alza il potere e più l'umano e l'umanità svanisce, più iniettiamo umanità in ciò che facciamo e più il potere svanisce. È un equilibrio che l'economia della cura tratta e cerca di convincere un po', a Ecco, comprendere. tra l'altro anche questa volta un titolo molto bello e davvero non vedo l'ora di leggere questa tua Grazie. nuova opera Ringrazio. e in realtà se fosse praticabile sarebbe bello ascoltarti 5 minuti al giorno almeno, 5 minuti ogni giorno Sarebbe perché molto bello, grazie. sempre molto bello Grazie. No, confrontare. io ringrazio anche la casa editrice Ancora che crede molto in questo progetto, no? In questo progetto di divulgazione, quindi sarebbe bello, ecco, vi ho promesso che verrò a trovarvi, lo farò e troveremo appunto il modo di continuare a ragionare di più. Assolutamente sì, ecco, faremo in modo di ritrovarci anche fisicamente in questi studi e magari ecco, per parlare appunto della tua nuova opera. Alessandra, per il momento il nostro tempo però ecco, finisce qui per Grazie. oggi, ma siamo davvero grati per questo confronto che ci hai regalato anche questa volta. Avevamo anche una cartina geografica per gettare uno sguardo sul Medio Oriente, ma magari lo faremo nei prossimi giorni, ecco, troveremo un modo per andare a vedere da vicino anche la situazione lì. Per il momento ti ringrazio, ti auguro buon proseguimento di giornata e quindi mi auguro, ecco, che ci si ritrovi presto. Molto volentieri, grazie ancora e buona giornata a tutti i teleascoltatori. Bene, io do la linea alla regia, noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità per continuare a parlare di libri, perché come sapete il giovedì è anche il giorno dell'angolo di pagine d'autore. A fra poco.